Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. La mia guida in italiano, il mio let's play, la mia blindrun, perché lo sto giocando insieme a voi tra l'altro, Pokémon Fire Ash. Su questo appunto Akrom, o meglio, non è un Akrom, questo gioco creato dai fan di Pokémon che ripercorre le avventure di Ash, dell'anime, da Kanto fino ad Alola. Bene, nella scorsa puntata avevamo battuto il luogotenente Surge ottenendo la terza medaglia. E oggi siamo pronti per andare sulla MN Anna, ma prima facciamo una cosa che mi ero dimenticato di fare nello scorso episodio. Entriamo in questa casa e parlando con... forse lei? No? Parliamo con quest'altra ragazza? Esatto. Ci dice, gran bel lavoro a sconfiggere il capo palestra, prendi questo per i tuoi sforzi. E ci dà una Light Ball, uno strumento che diamo subito a dare a Pikachu, perché la Light Ball... aumenta le statistiche di attacco e attacco speciale. Diamolo a Pikachu, dato che Charmeleon ha già la Charcoal. Squirtle ha gli occhiali neri, che sono, diciamo, un simbolo che gli lasciamo, anche se per adesso non servono assolutamente niente perché non ha nemmeno imparato morso. Pidgeot non ha nulla ma non ci interessa. Butterfree non ha nulla ma non ci interessa. E Bulbasaur ha la pietra stante per non farlo evolvere in continuazione. Ok, e a questo punto lei, Violite, la diamo a Pidgeot, dato che è un Pokémon che può ancora evolversi. Bene, ora andiamo sulla MN Anna, che sarà strapiena, se è come appunto il Rosso Fuoco, strapiena di allenatori. Dovrebbe essere questa, esatto, andiamo. Non possiamo più uscire ora, vero? La nave è salpata, la tua stanza è direttamente a sud di qui. Salve, come posso servirla? Niente da fare. Non è molto romantica questa gita? Allora, la nostra cabina è questa, vero? Sì, c'è anche un PC. Possiamo interagire con il letto, sì. E possiamo curarci, quindi. Possiamo entrare nel PC, però noi abbiamo la squadra al completo. E niente. Ora si battono un bel po' di allenatori. E si allena alla stragrande Charmeleon, ok? Lo faremo diventare un Charizard in me che non si dica. Vai. Flamethrower, perché lui potrebbe avere Velen Punto, quindi non li uso Farfang. Nidoran, ok, continuiamo con Flamethrower. Poi, se ce ne fosse l'occasione, alleneremo anche altri Pokémon, eh. Cioè, ogni tanto qualche punto esperienza lo diamo anche ad altri. Altro Nidoran. Flamethrower. E Charmeleon ha già fatto il livello 22. Ottimo. Non leggo cosa dicono questi allenatori perché penso siano i soliti. Ah, questo è dentro alla cabina con una bici, ok. Va bene. Ma non ci sono allenatori. Niente allenatore. Dai, voglio allenatori, ragazzi. Ole, care for a battle. Gentleman Thomas. Tra l'altro su questa nave, ah, un Growlithe. Useremo Skull Bash. Tanto Flame Wind non ci fa nulla. E noi con Skull Bash gli facciamo parecchio male. Vai, un altro Skull Bash. Ecco fatto. E manda in campo un altro Growlithe. Ecco, a questo punto per esempio mandiamo in campo Pikachu. Volevo dire Squirtle. Facciamo prendere dei punti esperienza facili facili a Squirtle. Va bene, per potenza. Ci butta giù l'attacco, ma a noi non interessa perché siamo a Bubble Beam. Vai. E Squirtle dovrebbe salire a livello 18 grazie a questa battaglia. Esattamente. Protezione. Vediamo un po' se posso fargli scordare qualcosa. Ecco, tipo azione potrebbe scordarlo, dai, via. Protezione è comunque una mossa tattica che potremmo avere, che è interessante avere. Ovviamente non facciamo evolvere Squirtle. E continuiamo con un altro allenatore. Questo non ci dice nulla. O meglio, non vuole sfidarci. Salve. Sì, questa sarà una parte molto tranquilla, dove sfideremo un botto di allenatori, praticamente tutti, sulla MN Anna.
Faremo un botto di esperienza con i nostri Pokémon, in particolare con Charmeleon. Eccoci qui. Ah, è annoiata, quindi giustamente si... ci sfida. La lasagna. Con Pidgeotto, tra l'altro, sarebbe stato un ottimo avversario per Pikachu. Ah, bruciato, che culo. Che culo. Olè, livello 23. Nidoran femmina, lasciamo Charmeleon. Un altro bel flamethrower. Il nostro Charmeleon sta diventando una macchina da guerra inarrestabile. A questo punto andiamo qui sotto, dovrebbero esserci le cucine, se non ricordo male, vero? Sì. Questi non sono allenatori, giusto? Parliamo a tutti per sicurezza, ma non sono allenatori. Mentre qui dentro troviamo delle vacche. Ecco qua. Le Pechaberry. Vacca pesca. Possiamo salire a questo punto. Tu, niente. Tu, niente. Continuiamo la nostra opera di distruzione di questi allenatori. Vai. Battiamoli. Che manna è campo Pikachu. Infatti di dietro di lui c'era un Pikachu, giustamente. Che arrostiremo con lanciafiamme. Ah, Electro Ball. Ok. Ottimo. E tu? Perfetto. Altra sfida con un altro gentiluomo. Che manda in campo Growlithe, che a questo punto sostituiamo subito Charmeleon, perché mi sa che non resisterebbe a questa battaglia, ma andiamo in campo subito Squirtle. Flamewheel, va bene. Lo reggiamo. No, non voglio sostituire di nuovo i Pokémon. Bubble Beam. Ok, forse anche Squirtle muore in questa battaglia. Peccato, peccato, di poco. Di poco, beh, Squirtle morirà. Amen. Ce ne faremo una ragione. E mandiamo in campo a questo punto Pidgeotto. No, dai, Bulbasaur. Deve prendere un po' di punti esperienza anche Bulbasaur. Con Razzle Leaf. Tanto un Flamewheel lo regge. No, ok. Pensavo lo reggesse un Flamewheel. A questo punto mandiamo Pidgeotto. Che attacco. Cosa vorrebbe imparare? Lacerazione? Lacerazione è molto utile. A posto di Skull Bash. Ed anche Pidgeotto a livello 21. Sta per mandare in campo Ponyta. Sì, a questo punto mandiamo Pikachu. Che da un po' che non combatte. E fulminiamolo. Ci sta bene. Quick attack. Ha pure un brutto colpo, ok. Bene, dopo averci praticamente disintegrato la squadra, andiamo a curarci un attimo, va. Andiamo a curarci un attimo. Possiamo usare appunto il letto della nostra cabina per curarci. E direi di sfruttarla questa cosa. Ecco fatto. Sì, pensavo che Bulbasaur potesse sopravvivere, in realtà. Hey kid, wanna buy a super rare Pokémon? Assolutamente sì! E questo ci vende Magikarp. Va bene. No, non voglio dare un soprannome a Magikarp. Andiamo a dare un'occhiata a questo nuovo Magikarp che abbiamo preso. Voglio solo vederlo. Eccolo qui. Magikarp a livello 15. Sweet Swim come abilità. Vediamo anche i suoi IV e IV. Natura gentile che aumenta la difesa e diminuisce la difesa speciale. Vabbè, ok. Niente di che. Come IV fa anche abbastanza cagare, però ha molte EV in difesa. 29. Boh, è un Gyarados Tank. Non mi interessa averlo, sinceramente. Bene, abbiamo anche comprato appunto il Pokémon.
Spesso sono un po' sospetti, non trovate? Hyper Potion, ok. Facciamo così, finiamo il piano di sopra, va? Finiamo il piano di sopra. Allora, la seconda fatta, andiamo nella terza. Vai, altra allenatrice. Oh, e questa è la mia stanza! Vai fuori! Cosa stai facendo? A parte appunto che Ash entra in tutte le cabine a caso. Cioè, metti che c'è qualcuno che appunto sta, boh, sta nudo e lui entra tranquillo. Bulbasaur. Firefang. E via. Weirdo, effettivamente. Siamo un po' weirdi. Ok, un pescatore. Magari qui avrei fatto meglio a mettere davanti Pikachu o Bulbasaur. Ed è una cosa che farò ora. Cambiamo e mandiamo in campo Bulbasaur. Deve prendere un po' di punti anche lui, eh. È di livello un po' basso. Che okay, Waterpulse non gli fa nulla, speriamo non lo confonda. Ok. Seed Bomb e dovrebbe bastare. Non basta davvero? Beh, Razor Leaf a questo punto. Ok, vai, livello 21 per Bulbasaur. Takedown. Takedown è utile, eh? Decisamente utile, però... Beh, al posto di Razor Leaf, che ormai non mi serve più niente, ho Seed Bomb. Takedown è una buona mossa normale. Vai, vai, al posto di Foglia Lama. Psyduck, no, non voglio cambiare. Continuiamo con Bulbasaur, che prende un po' di punti esperienza. No, volevo usare Seed Bomb. Ho usato Takedown, mannaggia me. Ok, Seed Bomb. Vabbè, mi ha disabilitato Takedown, ma non mi interessa tanto, io sto usando Seed Bomb. E un altro Goldeen. Vediamo se ora riusciamo a tirargli giù in un colpo. Niente, è lui che mi tira giù in un colpo, con un colpo critico. Mannaggia. E a questo punto mandiamo Pikachu. E fulminiamolo questo Goldeen. Thunderbolt. Ok. Andiamo a curarci di nuovo perché voglio Bulbasaur vivo. Vorrei fargli prendere un po' di punti esperienza a quel povero Pokémon. Vai, curiamoci. E riandiamo alla penultima cabina o ultima? Vediamo se. Ok, ultima. Ultima cabina qui. Vai. Marinaio, comanda in campo Shellder. Ok. E noi abbiamo Charmeleon. Cambiamo Pokémon e mandiamo Bulbasaur di nuovo. Ho paura che però lui usi un attacco di tipo ghiaccio, tipo geloscheggia. No, ok, Leer per fortuna. Seed Bomb, via. Però lui ha molta difesa, esatto, quindi non lo tiriamo giù con un attacco. Però con due sì. Ok, abbiamo un altro pescatore lì, quindi a questo punto guardate, cambiamo subito Pokémon. Ecco fatto, Switch. E usiamo direttamente Bulbasaur. Così non sprechiamo un turno. Vai. Infatti vedete, Orsi ha molta meno difesa e viene disintegrato dal Seed Bomb. Tentacool, ok. Bubble Beam non ci fa nulla. Vai. Constrict, eh? Va bene, va giù anche Tentacool. E Shellder. Eccolo, eccolo l'attacco di tipo ghiaccio che ci distrugge Bulbasaur. Minchia, geloscheggia fa male, eh. Fa molto male. Mandiamo Pidgeotto così prende un po' di punti esperienza. Tanto con un attacco rapido dovrebbe batterla, in teoria. No? Davvero? Ok. Lui si protegge, noi usiamo Quick Attack, noi usiamo di nuovo Quick Attack. Un po' deboluccio questo Pidgeotto, eh.
Ok, prendiamo la TM44 che è a riposo. E qui sopra possiamo andare. No, c'è lui che blocca il passaggio. Ok, a questo punto andiamo a curarci di nuovo Ulbasaur. Che ci devo fare? Ulbasaur ama morire, evidentemente. Proprio gli piace. Poi vabbè, essendo che appunto Bulbasaur non verrà mai evoluto praticamente, sarà sempre abbastanza deboluccio come Pokémon. Andiamo fuori a questo punto, nel piano esterno. Qui c'è qualcuno da battere? Nope. Qui però c'era qualcuno da battere, no? Ah, il gentiluomo. Ok. Lui è colui che batteremo con Butterfree. Che proveremo a battere con Butterfree. Cosa dici? Facciamo una battaglia amichevole, dai. Facciamoci una bella battaglia amichevole. Gentleman, gentleman. Gentiluomo, gentiluomo. Infatti manda in campo Raticate. Ok, probabilmente me lo disintegra Butterfree. Così, a sensazione, eh. Usiamo Sleep Powder. Ok, addormentato. E poi usiamo Psybeam. E ciao, buonanotte. Sì. Raticate ce lo. Butterfree ce la distrugge. Ma non è un problema perché noi adesso gli mandiamo Pikachu con doppio calcio. Ma come muore il sorcio, eh? Magnifico. Sto cercando un Butterfree. Vuoi scambiarlo con il mio Raticate? Certo, vai, prendilo. È morto. E otteniamo un Raticate. Grazie mille. Diamo un'occhiata a questo Raticate. Livello 18, però lui ce l'aveva a livello 23. Cos'è questo cheat? Scusatemi. Cos'è questo trucco? Lonely Nature. Ovvero aumenta la difesa e diminuisce l'attacco. Ah no, aumenta l'attacco e diminuisce la difesa. Ok. Va bene. Che tra l'altro non è nemmeno male sto Raticate, appunto, cioè. Almeno a metà gioco è un gran bel Pokémon. Però, grazie per il Raticate, ma noi rivogliamo Butterfree indietro. Potrei avergli cambiato qualche mossa. La vuoi comunque. Sì, la voglio comunque, ok. Cioè, cos'è che le ha fatto imparare sto tipo? Oddio. Ma poi in 2 secondi, cioè, come ha fatto a farlo salire di livello? Era lì? Cosa gli ha insegnato? Sì, mi divertirò. Andiamo a vedere. Butterfree è ancora a livello 18. No, voglio solamente vedere le sue mosse. Gli ha tolto Raffica e gli ha messo Poison Powder. No, Stun Spore. Vabbè, dettagli. Me l'ha curato, questo è quello che conta. Me l'ha curato. A questo punto rimettiamoci davanti Charmeleon. C'è Squirtle che sta rimanendo un po' indietro, ma non è un problema. Lo alleneremo appena possibile. Allora, a questo punto andiamo dall'altra parte, l'unica parte che ci manca della MN Anna. Dopodiché finirà l'episodio, dopo questa parte, perché sta durando già tanto, Però appunto volevo fare tutti gli allenatori in un unico episodio. Qui non c'è nulla. O l'ho già presa? Avevo già preso l'iperpozione qui, vero? Quando sono sceso prima. Ah, cacchio, un pescatore. Pescatore era Pokémon di tipo acqua. Ok, ne ha 3, quindi non saranno troppo forti. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo in campo Bulbasaur. Anzi, Pikachu contro Tentacool. Ah, Toxic Spikes, ok. Noi facciamo Thunderbolt. Quindi non possiamo cambiare Pokémon, altrimenti verremo avvelenati. Niente, distruggeremo tutti con Pikachu. Poco male. Pikachu sarà a livello 25 dopo questa battaglia. E addio Shellder. Perfetto. Tu sei un allenatore? Sì. Però sei un marinaio, quindi anche tu avrai Pokémon tipo acqua, vero? Ah no, ok, Machop. Per fortuna ho Pokémon tipo lotta.
che Charmeleon può arrostire facilmente con Flamethrower. Ah, sei rimasto in vita, eh? Vabbè, Firefang. Perfetto. Radical? Radical Red? Pokémon Radical Red? Dovrei provare a giocarla quell'Aggron. Sembra interessante. Allora, un altro Tentacool. Ok. Proviamo a batterlo questa volta con Charmeleon, senza cambiare Pokémon. Usiamo Slash. Ok, lui ha usato Avvolgibotta. E noi faremo di nuovo Slash. Ovvero lacerazione, vi ricordo. Ok, Staryu, no, volevo cambiare. Mi sono ingarbugliato con i comandi. Vabbè, usiamo di nuovo Slash. Water Gun ci farà molto male, ok. Tra l'altro pure un brutto colpo, va bene. Ma Charmeleon non è stato ucciso. Fortissimo Charmeleon. Ok, qui dentro chi c'è? Un altro marinaio. A questo punto no, cambiamo Pokémon assolutamente, ma andiamo davanti il nostro Bulbasaur. Eccoci qui. Orsi, va bene, Orsi con uno Seed Bomb dovrebbe andare giù abbastanza facilmente. E magari Bulbasaur si fa un altro livellino in questa battaglia. Lo spero. Vabbè, usiamo un altro Seed Bomb. Orsi, vai. Bubble Beam non ci fa assolutamente niente. E niente, ho continuato a rimanere con un HP, sto cacchio di Orsi. Peccato. Devo perdere solo un sacco di tempo. Probabilmente Charmeleon con lacerazione li avrebbe one-shottati, forse. Guarda lì, che infami. Che poi non hanno nemmeno modo di uccidermi i Bulbasaur perché non hanno attacchi diversi dal tipo acqua. Ok, di pochissimo non abbiamo fatto il livello con Bulbasaur. A questo punto andiamo a curarci Pokémon per l'ultima volta, probabilmente. Dato che Charmeleon è messo male. Bulbasaur ha sprecato tanti PP di Seed Bomb. Ok. E andiamo all'ultima cabina. Cioè dovrebbe essere l'ultima quella, no? Abbiamo fatto tutti gli allenatori. E andiamo qui dentro. Ah, guarda un po' chi c'è. Così. You figured out this whole cruise is Team Rocket's plan to steal all the Pokémon. Hai capito che tutta questa nave era solo un piano del Team Rocket per rubare tutti i Pokémon? James, stai zitto! Vabbè, in ogni caso, just stop him, fermatelo! Va bene. Quindi, ennesima sfida contro il Team Rocket. Però ne abbiamo. Ah, cacchio, abbiamo Bulbasaur davanti. Pensavo avessimo avuto Charmeleon, lo usiamo Take Down. Li facciamo abbastanza male, sì. Usiamo Leech Seed per curarci un po'. Ok. E usiamo poi Seed Bomb. So che non è molto efficace, ma non voglio perdere troppa vita. Tanto c'è il Parassissieme che ci recupera un po' di vita. Ha morso addirittura. Ok. Perfetto. Perlomeno Bulbasaur prende il livello 23. E ora manda in campo Koffing. Sì, mandiamo il nostro caro Charmeleon. Vai. Vediamo se Koffing resiste ad un lanciafiamme di Charmeleon a livello 25. Vai, vai. Flamethrower. Non resiste. Tra l'altro, brutto colpo, tra l'altro. Va bene. Si è detto tra l'altro due volte. Ed ora un Magikarp. Ok. Vai, di nuovo Bulbasaur. Anche loro l'hanno comprato dal tizio che li vende. Se ricordo male nell'anime sì, James lo compra. E infatti è un Pokémon di merda che sa usare solo Splash. Vabbè, grazie per i punti esperienza gratuiti. Pochissimi tra l'altro. Team Rocket esplode alla velocità della luce. E niente, questo cos'è? Boh, vabbè, niente da fare. Bene, e a questo punto direi che il video può finire qui. Esatto, queste erano tutte le reclute del Team Rocket travestite. Mi sa che le dovremmo affrontare tutte, ma le affronteremo nel prossimo episodio, fino credo ad arrivare alla cabina del capitano. Detto ciò, grazie per aver seguito questo video e vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!